su questa sonata che stiamo per andare ad eseguire. Questo concerto si concentra in quello che viene definito il secondo periodo dell'attività compositiva beethoveniana. L'idea di suddividere la produzione di Beethoven in tre periodi è di uno studioso tedesco, il signor Lenz, ha una sua validità generale, anche se poi andando allo specifico delle varie opere non sempre la sua analisi risulta convincente, però prendiamo il buono che c'è e diciamo che nel primo periodo, di cui ho suonato qualche pezzo stamattina, Beethoven è molto legato al classicismo mozartiano e haydniano e quindi scrive pezzi molto gradevoli, mentre nel secondo periodo inizia a comporre musica anche più drammatica. Del secondo periodo ci sono tutti i pezzi più famosi, la Quinta Sinfonia, l'Eroica, la Kreutzer, questa sonata, e la Sonata Appassionata, eccetera, eccetera, e altri pezzi. Ripeto, il giudizio del secondo periodo drammatico di Lenz è effettivamente limitativo, lo vediamo subito. Il terzo periodo invece è quello più meditativo, più introspettivo, più segnato anche dal contrappunto, cioè da un'analisi proprio delle forme contrappuntistiche che impegnò Beethoven negli ultimi anni della sua vita. A questo periodo, così, devo dire, sconvolgentemente bello, ho dedicato il concerto di domani sera, con invito tutti, perché ovviamente si tratta di musica di livello spaziale, è suonata da un pianista eccezionale, veramente molto bravo. Su stasera, ecco, iniziamo con una sonata che effettivamente non è una sonata connotata in modo molto drammatico. Questa sonata, opera 30, e la Kreutzer sono divise da pochissimi mesi, un anno e qualcosa di composizione, e sono diversissime. In questo è la bellezza di Beethoven, il fatto che esprime veramente un'ampiezza di emozioni, sentimenti, pensieri impressionanti. Quindi ognuno può riconoscersi in qualche tratto di queste composizioni. E quindi dicevo, la sonata, la prima, molto briosa, molto allegra, anche scherzosa, ironica nel finale, con un menuetto in mezzo. Questo è un richiamo sì al Settecento. Beethoven in questa sonata guarda un po' al passato, come se guardasse il suo passato, e lo guarda in modo molto divertito. Quindi è una sonata veramente molto, molto briosa, con qualche momento invece un po' più piccante, ma sempre molto, molto gradevole. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.